Quindi, allora, intanto tutti buongiorno, salutiamo, ciao Andrea. Ciao Claudio, buongiorno a te Ciao, e a tutti ciao, ciao, coloro che buongiorno. stanno aspettando. Non è che abbiamo fatto una cosa, di solito noi facevamo le serate dove incontriamo, una volta sei venuto tu pure, credo, l'avevo già invitato. Insomma, hai invitato e ho accettato con molto piacere. Abbiamo parlato del futuro della zootecnia in Europa per allargare un po' gli orizzonti, quelle quattro Ma poi cose che. ti riprenderò su questa cosa perché tanto possiamo dirlo che noi è già 10 minuti che stiamo chiacchierando e stavamo parlando di alcune cose relative proprio a come cambia anche i consumatori, la sensibilità della cosiddetta società civile, no? Quelli che poi comprano il formaggio e lo yogurt e il latte, perché ci sono delle sensibilità diverse anche legate all'area geografica e al reddito, Sì, al assolutamente. Per cui benessere. quello che oggi è in Italia non è quello che è in Inghilterra, in Svezia, in Germania e altri posti dove commercializziamo i prodotti caseari anche noi. Allora, intanto voglio far vedere il sito, vediamo se riesco, di un'associazione che tu conosci molto bene, Fammi immaginare. che è questa, non so se ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? Io non vedo almeno. Ancora? Ah, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ora ce la faccio. Eccolo qua, sì, la conosco questi. Non conosco gli animali specificatamente, ma almeno uno Allora, per uno. Andrea, raccontaci che cosa hai a che fare tu con questa EAAP e che cos'è, perché che cos'è c'è scritto European Federation of Animal Science, ma in realtà, Esattamente. detto in parole povere, che In italiano è Federazione Europea di Zootecnia. È la società europea di zootecnia, quindi c'è una società americana, c'è una società europea. E dentro questa società europea ci sono 35 paesi membri, l'Italia è uno dei membri fondatori, e ci sono quasi 6.000 ricercatori scientifici, quasi 6.000, sono 5.700-5.800 membri individuali. Che sono associati appunto alle API, sono ass nostri associati. Noi facciamo tante cose, dico noi perché io dirigo questa società da ormai una ventina d'anni, pensa quanti anni ho, diciamo, 35, 20, hai cominciato a 15 più 20, era 35. 14, no, per favore, non fregare sugli anni. Allora, quindi questa federazione fa molte cose. La principale, quella per cui siamo conosciuti, anche se a me non piace dire la principale, è il convegno annuale di zootecnia, convegno europeo di zootecnia, che tutti gli anni si svolge in un paese diverso. Quest'anno siamo stati un mese fa, era fine agosto, a Lione. Lione, in Francia, bravissimo, e abbiamo fatto cosiddetto botto, come dicono a Roma, perché c'era un'infinità di partecipanti, 2.250 partecipanti, il convegno di zootecnia più grande al mondo, oggi come oggi. Quindi anche più degli americani, dell'American Society of Animal Science, del Dairy Science, degli Quindi altri a questo convegno ci avete, io lo dico ma ci sono stato, cioè, sono stato a quello di Ghent 2 anni fa, se non ricordo male. paesi. Oh, passano gli anni anche per te, 4 anni fa, Claudio. 4 anni fa a Era Ghent, mamma mia. 2019. Mamma mia. Ci sono le varie sezioni, no? Non so, piccoli ruminanti, maiali, avicoli, cioè come. Giusto, siamo strutturati scientificamente parlando in 11 diverse sezioni, quindi andiamo per specie principali, bovini, suini, pecore e capre, cavalli e insetti. Abbiamo Ah, messo gli pure. insetti da una decina d'anni. E poi andiamo per disciplina, genetica, alimentazione, fisiologia, precision livestock farming, cioè l'attività Zootecnia di di precisione. Se precisione, tu hai bravissimo. bisogno che scorra il sito, basta che me lo dici, io Ma glielo come mando. vuoi, insomma, sì, tu puoi scendere un pochino così, sennò la gente si annoia a vedere sempre gli stessi animali lì. Ok. Qui dà un po' la spiegazione di chi siamo, abbiamo alcune scientific research, è quello che dicevo adesso, abbiamo 11, appunto, 11 diverse commissioni. Quest'anno a Lione abbiamo avuto 95 sessioni scientifiche in 4 giorni, che è una cosa enorme, avevamo 15, 14, 15 sessioni in parallelo. E effettivamente era una cosa enorme. E la bella notizia per chi ci ascolta, immagino siamo tutti italiani, è che l'anno prossimo sarà a Firenze, dopo 21 anni torna in Italia e sarà a Firenze ai primi di settembre, anche lì speriamo di avere 2.000 persone almeno. E niente, quindi facciamo questa la cosa principale. Poi abbiamo 4 riviste scientifiche, Animal Frontiers e così via.
E forse la cosa che è più interessante, a me piace perché è un po' il mio, insomma, la cosa che ho gestito sin dall'inizio, è la newsletter che esce ogni 2 settimane, una newsletter aggiornata su tutto quello che succede in zootecnia nel mondo, con informazioni di tecniche, ma anche ricerche a posti di lavoro, di convegni e così via. Vedi, questi sotto che tu giri sono dei simboli strani, ma rappresentano le diverse commissioni. Vedi, abbiamo la Sì, vero, nutrizione, che quel, qui c'è kettle, la quello del bovino. fisiologia, c'è cioè il kettle, sì. Senti un po', ma invece questo calendario che vedo qua di fianco sono gli eventi che Esattamente, coinvolgono sono gli eventi, l'associazione. non solamente nostri, sono gli eventi che succedono, i convegni scientifici che ci sono in giro per l'Europa, soprattutto, ma anche qualcuno extraeuropeo. Per esempio, vedrai che il 9 ottobre, cioè lunedì prossimo, c'è un convegno grande che si svolgerà a Milano, lunedì e martedì, sull'International Feeding Meeting. E poi c'è l'11, che è la cosa che mi piacerebbe di cui parlare soprattutto oggi, l'11 ottobre, questo qua, First Ruminant Feed Efficiency Academy, Ora che è un guarda, workgroup. ci clicco sopra. Sì, È bravo. questo? Sì, è questo. Poi c'è anche, vedi il link, lo vedi lì, se clicchi sul link dovresti vedere. Come no? Siamo in grado di fare tutto qua, la tecnologia non ci manca. Un'altra tecnologia. Questo qui è un workshop che organizziamo all'aeroporto della Malpensa a Milano, in una sala all'interno dell'aeroporto della Malpensa, che abbiamo affittato tutto il giorno, mattina, l'11 mattina dalle 8:30, credo sia il pomeriggio alle 16. E ci sono 4 ricercatori di chiara fama, come si usa dire, 2 americani, facciamo venire dagli Stati Uniti, 2 italiani. Allora, uno è questo José Santos. Io adesso continuo a vedere, però solamente, non so se è un problema Ah, mio, continuo a vedere aspetta, la pagina. hai ragione, perché ti devo condividere quell'altro. Ah, hai ragione. Guarda. Allora. Allora, devo fare la condivisione di questa cosa qua. Che è questa. Giusto? Sì, eccola qua, questa qui, perfetto. È Questa è questo, vero? la pagina web di questo workshop. Vedi, 11 ottobre dalle 8:45, insieme alle 9, 8:45 l'introduzione, insieme alle 9 fino Questo, alle Malpensa. 9:45 alla Malpensa, agli arrivi, al terminal 1 degli arrivi, c'è una sala dedicata, che saranno tutte informazioni, come arrivarci e così meno. Abbiamo anche il parcheggio a disposizione, e siccome lo uso la Malpensa ogni tanto, avere un parcheggio, io andrei solo per il parcheggio gratuito. Se la devo dire, Sì, varrebbe la pena starci un paio di giorni, sì. no, dopo Ah, un po' vedo la di cosa della traduzione, questo è importante. bravo, grazie. Sono contento che l'hai detto perché ovviamente avremo 2 relatori che vengono dagli Stati Uniti che parleranno in inglese, ma c'è la traduzione simultanea. Abbiamo preso i traduttori che vengono lì e traducono dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese, ovviamente, quando parleranno i 2 relatori italiani. Il primo relatore è questo José Santos, dell'Università della Florida, il quale parlerà sui il novel trait, cioè il nuovo carattere di selezione che è L'efficienza alimentare. l'efficienza alimentare, bravissimo, l'efficienza alimentare come nuovo carattere di selezione. E Per ci vacche da parlerà lui latte. delle vacche da latte in questo caso, sì, assolutamente solo vacche da latte per questo relatore. E saranno 45 minuti estremamente interessanti, ma molto molto interessanti. Se poi vedi dopo, ci sono altri 45 minuti di discussione. Che è una cosa un po' strana per questi formati. Ah, aspetta, Generalmente la questo. presentazione scientifica in convegni scientifici si parla un quarto d'ora e mezz'ora, poi pochi minuti di discussione, perché la cosa importante è la presentazione. Secondo noi è altrettanto importante anche la discussione, perché i partecipanti poi tra di loro e con il relatore fanno degli appunti, delle cose. È un workshop tecnico, non è un workshop scientifico. Cioè non ci sono ricercatori che partecipano, sono soprattutto Certo. tecnici. Tecnici e allevatori, sono tecnici e allevatori, per questo abbiamo voluto fare anche la traduzione italiana perché così che sia comprensibile a tutti quanti. Quindi ci saranno altri 45 minuti di discussione. Secondo me già questa prima ora e mezza varrebbe la pena quasi andarla, oltre al parcheggio gratuito, ovviamente. Ribadiamo. Ribadiamo. Il secondo relatore è dell'Università di Milano, è Carlo Rossi, è un'altra persona conosciuta, professore ordinario all'Università di Milano. Molto famoso in pianura padana, lui si occupa di alimentazione, anche lui, come vedi, il titolo è l'efficienza alimentare. Lui si occupa invece un pochino più sui bovini da carne, però
Però c'è sempre da imparare, ovviamente, efficienza alimentare a largo spettro. E anche per lui abbiamo questo tipo di struttura, un quarto d'ora, tre quarti d'ora di parlate, di presentazione, tre quarti d'ora di discussione. Pranzo offerto ovviamente da chi partecipa al workshop, così come sono offerti i coffee break. E poi il pomeriggio continuiamo con un altro ricercatore dell'Università del Colorado. Che qua ci sei tu come chairman. Qui faccio io da chair, modestamente mi hanno chiesto se per gestire le persone dopo il pranzo. Quindi c'è questa... mentre, scusami, la mattina il chairman è Luciano Pinotti, anche lui professore ordinario all'Università di Milano. Ah sì, eccolo qua. Di alimentazione proprio lui è. E dicevo, invece, il pomeriggio il terzo relatore, questo Terry Engel dell'Università del Colorado, e lui parlerà più che altro dei minerali, dell'alimentazione, di microalimentazione, così, di minerali. Oligoelementi. Di oligoelementi, esattamente, nelle performance di crescita e così via, performance sempre sull'efficienza alimentare. Parliamo sempre di bovini, in questo caso sempre bovini da carne. Invece il quarto relatore è il professor Antonio Gallo dell'Università Cattolica di Piacenza, e lui parlerà delle micotossine, nel problema delle micotossine nella digestione ruminale e nelle relative performance. In questo caso parliamo più che altro invece di bovini, sia da latte che da latte. Che da latte, sì, in questo caso è più interessante. E anche lui stessa struttura degli altri tre relatori, anche del professor Gallo, tre quarti d'ora di presentazione, tre quarti d'ora di discussione. Poi c'è il momento di coffee break, il momento dei pranzi in cui c'è ancora discussione, ci certo, continua. Interazione. Non è per migliaia di persone, attenzione, noi abbiamo messo un limite che è sotto i 100, 80, 90 persone, quindi ci sarà molta possibilità di chiacchierare, discutere tra i partecipanti e con i relatori. Ma posso fare un annuncio? Io lo dico adesso per carità, noi siamo un gruppo soprattutto rivolto agli allevatori, ma dico agli allevatori che ci stanno seguendo di far presente al loro alimentarista, al loro nutrizionista, alla persona che gli segue l'alimentazione delle vacche, che gli fa gli integratori, che gli vende anche gli integratori, fate presente questo convegno, perché guardate che la qualità dei relatori è notevole. Se potete, se non dovete fidarvi del fatto che ve lo dica io o Andrea, che è un caro amico, anche se ha il difetto di essere milanista, ma è un amico lo stesso. È l'unico pregio che hai. Ma no, adesso scherzi a parte, andatevi a guardare, adesso qua sotto li vedete ancora, andatevi a guardare su Google, banalmente, a parte che qui trovate anche delle piccole informazioni sul curriculum dei relatori, e vedete che si tratta di persone che non spesso avrete l'occasione di sentir parlare in Italia a dei convegni, e quindi queste sono persone che non fanno accademia, hai fatto bene prima Andrea a dirlo, quindi non si tratta di una lezione universitaria, si tratta di applicazione di principi teorici ormai studiati e dimostrati nella realtà pratica, quindi che cosa succede in stalla, quello che direbbero è the farm level, no? A livello azienda, a livello stalla. Esattamente, Claudio, hai fatto bene a ribadirlo, perché il concetto principale di questi workshop non è il primo che facciamo, ne facciamo diversi, è il primo che facciamo in Italia, però, e quindi ci terrei che venisse un buon workshop. Il concetto è che il target, cioè le persone che vanno lì, che partecipano, non sono ricercatori scientifici, non sono professori universitari, sono tecnici, sono allevatori, sono anche rivenditori di prodotti, sono quelli, certo, che girano per le stalle. Di sono quelli che trovate a entrare nel cortile della stalla. Quelli che vanno in stalla, esattamente. Siccome ho promesso che stavamo veloci e più o meno ci siamo, sì. Se io clicco su qua, su register here... E lì dopo devi finire che dici ti registri, e quella register here significa registrarsi, e per partecipare bisogna registrarsi in anticipo. Mi collego, nome... Quindi devo mettere nome, mail, quelli con l'asterisco rosso su quelli obbligatori. Sono obbligatori, quindi nome, cognome e la mail ovviamente. L'organizzazione, ma se non è un'organizzazione, se è un allevatore, può mettere l'azienda di famiglia ovviamente. E se io venissi come privato cittadino posso scriverlo? Solamente Clay di Claudio Mariani e finisce lì. Ok. Invoice per chi vuole la fattura. Perché vuole la fattura, che ovviamente... Vuole fatturazione, quindi a quel punto ci vuole il numero VIA ticket, il numero di partita IVA. E la registrazione,
di persona su 200 euro. Sta andando lì, partecipando al convegno direttamente. Quindi, se vengo fisicamente, con il parcheggio, il pranzo, i coffee break e tutto quanto. Coffee break e tutto quanto di persona sono 200 euro. O virtuale, in questo caso posso seguire il convegno. A 80 euro, esattamente. 80 euro. Qua mi viene chiesto di dare un mio username e una password, eccetera, eccetera. E poi va bene il pagamento, carta di credito, o bonifico. Devo cliccare, sono d'accordo sulla privacy, ovviamente, altrimenti non vado avanti. Certo, assolutamente, quelle privacy sono più classiche. Però, insomma, io personalmente, non perché l'organizzo, io faccio anche da chair, ma andrei di persona, perché è un momento unico, come dicevi te, queste persone non si trovano frequentemente qui, soprattutto i due americani, ed è un momento unico non solo perché ci sono queste due persone, anche i due italiani, che sia Rossi che Gallo, sono persone molto brave, stimati, sì, ma anche perché parlano in un piccolo gruppo, non centinaia e centinaia di persone, quindi sono più avvicinabili, perché ci sono i 45 minuti di discussione in cui la gente fa le domande semplici o tecniche, o io a casa mi trovo con questo problema, con queste vacche, certo, non so come fare, ma anche perché, e la cosa principale è questa, l'abbiamo già detto un paio di volte te e io, si parla in termini tecnici, cioè si parla a persone che vanno in stalla, non si fa la lezione universitaria, certo. Sono i problemi che quotidianamente allevatori hanno, che cercano di risolvere, o gli allevatori risolvono, o i tecnici che li arrivano in stalla, o altri che entrano dentro. Quindi non è speculazione accademica, ma è applicazione pratica. Sì, assolutamente. Allora, io direi che è sufficiente per oggi, Andrea, ci siamo presentati, abbiamo presentato il convegno, mercoledì 11 ottobre alla Malpensa, all'aeroporto della Malpensa. Perfetto. Scusami, perdonami, una cosa ci siamo dimenticati di dire. Come no? Quello che tu hai fatto vedere, la pagina web, per poter vedere ancora di più e potersi registrare, non so come la vorrai passare a chi partecipa, ma comunque andando al sito dell'EAP la trovano lì semplicemente sul calendario. Ci ritorno subito. No, dice come fai ad andare lì? Allora, se vai su eap.org, il nostro sito web, lì c'è un calendario. Ah, tu vuoi che tornare là? Ah, ok. No, perché così vedono come si possono registrare, come possono prendere altre informazioni, perché sennò... Allora, la facciamo subito così, allora. La chiudiamo in questo modo e la ripresentiamo in quest'altro, come abbiamo fatto prima. Da eap.org, che è il sito web dell'Organizzazione Europea di Zootecnia. E arrivi a questo qui, va bene, e qui c'è un calendario, bravissimo. Quindi da qui dove eravamo prima, sì, scendendo, c'è un calendario. L'11 ottobre è questo. Se io ci clicco sopra, vengo diretto qua, e qua c'ho la More Info and Contacts, e qua mi posso registrare e andare alla pagina che abbiamo visto prima. Esattamente. Ok. Andrea, possiamo contare sul fatto che EAP diventi sostenitore di CDF Onlus, visto che siamo diventati una Onlus? Ma sì, volentieri, perché poi è una cosa... E ti seguo con interesse, sono anni che seguo tutta l'attività che fai, quindi mi fa piacere farne parte. Allora, 11 ottobre, aeroporto della Malpensa, meeting internazionale per la prima volta in Italia, workshop sulla feed efficiency, l'efficienza alimentare, con relatori di grandissimo prestigio, e l'anno prossimo ci si vede a Firenze? L'anno prossimo a Firenze, i primi di settembre, al convegno della FEDS. Ma ci sentiamo prima, ci aggiorniamo un'altra volta quest'inverno, ce la facciamo un'altra chiacchierata? Se mi chiami vengo sempre volentieri, lo sai. Grazie mille, ciao Andrea. Grazie a te, Claudio, un saluto un po' presto, ma tra un po' buon pranzo a tutti quelli che si stanno per approcciare alla tavola. Grazie di nuovo. Ciao Claudio. Ciao. Ciao.